Grazie, grazie al Vice Sindaco, grazie Elia e grazie soprattutto a voi che avete riempito questa bellissima piazza. E grazie soprattutto ad Alessia Gazzola, che ha consentito al buio a chiacchierare con me. Il ringraziamento più grande va ad Alessia, che tutti conoscete e lo si può intuire anche appunto dalla vostra presenza e dai vostri sorrisi e da questi occhi curiosi di ascoltare le parole di Alessia. È conosciuta soprattutto per gli 8 romanzi della serie dell'Allieva, che anche in TV hanno avuto un riscontro e un successo molto, molto importante. Oggi ci sorprende ancora di più, secondo me, con questo bellissimo romanzo, L'Ele la tempesta. Iniziamo a parlare di Lena. Io personalmente, quando leggo un libro, cerco le persone, cerco di conoscere i protagonisti, perché questo in generale mi aiuta ancora di più a rapportarmi con le persone. E in questo romanzo ho trovato ugualmente una bella persona, una ragazza interessante, una trentenne anche in questo romanzo. Lena è una illustratrice, quindi svolge un lavoro, come lo possiamo chiamare, un lavoro intellettuale, svolge un lavoro, è un artista a suo modo, ed è un artista però che non si considera eccessivamente brava. Tant'è che infatti questa sua, chiamiamola, questo suo dubbio sulla sua bravura, in realtà la porta ad affrontare un periodo della propria vita un po' difficile dal punto di vista economico, che un po' questo è un riscontro che noi possiamo avere nelle nostre generazioni dei trentenni e non solo, anche dei quarantenni, secondo me, perché Lena appunto è un'artista, svolge e fa un lavoro che le piace molto, che vuole fare a tutti i costi, però si trova appunto ad affrontare un momento economico, perché è una precaria. Quindi è molto semplice in realtà incontrare una ragazza come Lena nelle nostre vite. Però ha una piccola, diciamo così, occasione, una piccola fortuna, perché il padre, che è un importante, conosciuto e molto stimato in realtà insegnante universitario, nel libro infatti c'è scritto che molti studenti ancora oggi scrivono delle tesi su di lui, le lascia la villa di famiglia in un'isola. Un'isola piccola, molto piccola, dimensione molto umana. E l'isola in questo libro è un'altra protagonista molto forte, se ne sentono i profumi, si sente il rumore del mare, si sente quell'accoglienza che è classica in realtà degli isolani. E decide quindi, per cercare di superare questo momento di difficoltà, la villa è molto grande, di affittarla. E quindi ritorna dopo una pausa di 15 anni in questa casa, in quest'isola. Ci ritorna perché è costretta. Adesso qua non aggiungo altro, non aggiungiamo altro, perché vediamo un po' nel corso della chiacchierata se è quanto dire, anche quanto approfondire il perché lei non è così felice di ritornare in questa casa, anche se nelle prime righe del libro in realtà insomma tutto questo c'è. Io vi leggo solo un passaggio su quello che ho chiamato il lavoro di Lena, il lavoro intellettuale. È un lavoro che ha una sua ciclicità, proprio come quello dei braccianti agricoli. Bisogna arare il terreno, seminarlo, irrigarlo e, solo alla fine, raccogliere. Bisogna resistere alla tempesta, alle bufere e dopo, quando pensi che il peggio sia passato, alla desertica aridità dell'estate. Questo è il lavoro di Lena e questa è la situazione in cui lei si ritrova in questo momento. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora sì, la situazione di Lena è senz'altro molto difficile, perché innanzitutto lei aveva avuto un esordio molto promettente, no? In questa sua carriera di illustratrice,
e quindi era convinta che insomma davanti a lei ci fosse una strada assolutamente rosea. E invece poi in qualche modo tutto questo clamore attorno alle sue capacità artistiche si erano ridimensionate mese dopo mese, anno dopo anno, e quindi lei era arrivata a un certo punto a ritrovarsi in una situazione nemmeno precaria, cioè era proprio il deserto. E questo momento, no, in cui appunto deve di fatto anche mettere in discussione sicuramente anche una carriera, diventa un modo e opportunità di mettere in discussione un po' tutto quanto di sé e soprattutto di fare un passo indietro nel passato, di capire cosa è successo che a un certo momento della mia vita mi ha trasformato, mi ha fatto diventare la persona che sono, cosa sto affrontando, no, io di fatto e che mi ha in qualche modo frenata in ogni aspetto della mia esistenza, è quello che poi è l'oggetto di questo romanzo, cioè la sedimentazione di un segreto, cioè quali sono le conseguenze di un segreto tenuto molto gelosamente nel cuore per così tanto tempo, ostinandosi a non volerlo mai condividere e a volersi in qualche modo curare da sé, perché è un segreto doloroso che non ha mai in effetti affrontato anche da un punto di vista dell'aiuto degli altri, dell'aiuto che poteva ricevere da altre persone. Ha fatto sempre tutto quanto da sé, se l'è autogestito e quindi lo ha anche elaborato in una maniera molto disfunzionale. E quindi in questo romanzo io sostanzialmente volevo fotografare questo stato d'animo, no? Delle conseguenze del segreto, chi si diventa con un segreto di questo tipo, che poi appunto, come dici tu, lo svelo dopo una trentina di pagine, però ugualmente insomma lascio libero il lettore di andare incontro insomma alla sua scoperta leggendo il libro. E comunque insomma, direi che l'oggetto è questo, appunto il segreto, le conseguenze del segreto e come il segreto l'ha trasformata, incidendo in misura tale da renderla una persona così insicura e soprattutto con un'autostima così bassa da avere una vita sia sentimentale che professionale molto molto frammentata e disgregata. E questo poi non è diciamo un romanzo in cui miracolosamente una persona che appunto ha vissuto con questo segreto per 15 anni nel giro di un'estate la situazione si rivoluziona e lo supera così, con appunto trascorrendo semplicemente un paio di mesi sull'isola. L'isola non volevo che avesse un senso taumaturgico, ecco. Però ecco, l'affrontare l'accaduto anche a livello di memoria quantomeno le indica una direzione, che però eventualmente sarebbe oggetto di un altro romanzo ancora, che io comunque non voglio scrivere. Però volevo anche lì fotografare quella fase della vita in cui magari si è tanto sofferto, però a un certo momento si comincia a vedere il barlume. Ecco, questo è il senso, direi, di questo romanzo. Hai parlato appunto della casa, no? C'è un passaggio, quando lei appunto decide di affittarlo, si affida ad un'agenzia immobiliare che le suggerisce di trovare un nome alla casa. E la sua considerazione era che non ci pensava proprio, insomma, a trovare un nome, perché tu dai un nome o identifichi una cosa o una persona, quindi anche con un vezzeggiativo o con un nomignolo, a chi o a cosa tu senti tuo o a chi tu hai intenzione di stare in un rapporto. Quindi lei in realtà appena arrivata non lo vuole un rapporto con questa, con la casa, così come in realtà anche con l'isola inizialmente non lo vuole un rapporto, non vuole un rapporto con nessuno in realtà, perché quello che è accaduto, tu scrivi, l'accaduto si ingigantì, prosperò, dilagò in me, divenne tutt'uno con me, divenne me. E lei in questa situazione, in questo suo
essere così, non ha intenzione in realtà di cambiare, non vuole nessun rapporto, tant'è che l'unica nota positiva iniziale che lei trova in questo trasloco, a parte insomma cercare di risollevare le proprie sorti economiche, è quella della solitudine. Voleva stare sola, a parte incontra un cagnetto, un topino, che è la sua unica compagnia. Si ritrova poi però ad avere ospite la madre, con tutta l'energia, perché poi la famiglia è molto particolare. Vi ho accennato il padre, ma anche la madre è una donna molto particolare. Il padre ha una nuova famiglia e si è trasferito a New York, la madre invece ha trovato poi la propria dimensione scrivendo dei romanzi rosa, che prima non, chiamiamoli rosa, che non poteva, da sposa di un intellettuale, si è trasferita a Parigi. E poi anche la zia. Quindi poi lei si ritrova alla fine anche a rincontrare tante di quelle persone che abitavano quella casa, e si ritrova a pensare che forse non è così male, insomma, la compagnia. Forse non è così male la compagnia. A piccole dosi. Sicuramente per lei a piccole dosi. Io questa mia protagonista l'ho voluta sicuramente molto solitaria e abbastanza critica, non soltanto nei confronti di se stessa, ma ovviamente anche del resto del mondo. Quindi sostanzialmente lei sta bene. Più sta sola, meglio sta. E l'ho voluta così innanzitutto perché insomma il lavoro di costruzione di questo personaggio non è stata una cosa semplicissima, devo dire. Mi ha richiesto un processo di immedesimazione non da poco e anche tanto studio, tante letture, no? Per darle il tipo di personalità che ha, e che insomma non era semplice. Io mi sento una privilegiata perché insomma, al contrario di Lena, la mia è stata una vita semplice senza ombre, no? Però proprio da lì è partita la voglia di mettere al centro di una storia, se vogliamo anche per certi aspetti leggera, perché poi il romanzo ha anche i toni, no, della commedia di tanto in tanto, per quanto sia possibile per Lena, però volevo mettere al centro comunque di una storia estiva. E contratti anche di levità, una protagonista che non fosse una di quelle solite, no? Tutte frizzanti, spumeggianti, come soprattutto era la Alice dell'Allieva, no? Cioè, quella per me è la mia nemesi, perché tutte le mie lettrici ancora me la chiedono, e quindi non era una cosa facilissima. E dall'altro lato però esistono anche delle persone che non prendono la vita di petto. Esistono anche delle persone che non sono frizzanti, che non sono spiritose, e credo che anche a loro valesse la pena dedicare un libro, no? E credo che anche loro abbiano tutto quanto un universo emotivo che si possa ritrarre in un romanzo. A lei poi, diciamo, chiaramente c'è stato lo studio, c'è stata l'immedesimazione, c'è stata comunque anche la volontà di affidarle anche quelle mie sensazioni di disagio che ognuno di noi nella vita prova in certi momenti, in certe fasi, no? Magari non in maniera così prolungata come accade a Lena, no? Però credo che alcuni dei sentimenti che ho dato a lei, delle riflessioni che ho dato a lei, probabilmente possano appartenere, per fortuna, in periodi della vita molto più limitati, a persone che magari sperimentano sentimenti di inadeguatezza, di bassa autostima, di non sentirsi all'altezza, per motivi che possono essere diversi, no? Da quelli che ho dato a Lena, ovviamente. Quindi diciamo che Lena va a catalizzare un po' tutti questi momenti, forse un po' più down, che ogni tanto magari sono capitati anche a me. Io devo dire che comunque, passato il tempo, io sono sempre così comunque con i miei romanzi, non sono mai lucida, sono sempre ipercritica. Se dovessi giudicare io il mio lavoro, il mio operato, io direi sempre di aver fatto schifezze, quindi forse in questo tanto non differisco da Lena. Quindi diciamo che ho attraverso una prima fase di esaltazione, che però è la fase pre, cioè quando mi viene l'idea e il romanzo ancora lo devo scrivere. Allora, a quel punto mi dico che io sono un genio, che ho avuto un'idea bellissima e che scriverò un romanzo meraviglioso.
Poi dopodiché, appena lo comincio e via via lo porto alla fine, allora mi convinco che invece ho scritto una schifezza tremenda e mi distanzio tantissimo. E un giudizio un po' più obiettivo nei confronti del romanzo lo raggiungo anni dopo, in cui appunto mi faccio finalmente un'idea, condizionata anche tanto da quello che mi hanno detto le persone di questo libro, no? Da quello che mi hanno detto i lettori, da quello che mi restituiscono i lettori, perché del resto lo scrittore in prima battuta la racconta a se stessa la storia, però ovviamente scrive anche per un pubblico, quindi il parere dei lettori interessa, ecco, io non voglio essere ipocrita, a me interessa moltissimo, mi sta a cuore che il romanzo piaccia, no? Quindi poi alla fine un'idea me la faccio anche attraverso il filtro della loro lente, no? Dal fatto che poi alle presentazioni o sui social mi scrivono se il romanzo è piaciuto o differentemente se non è piaciuto. Quindi diciamo, ancora per quanto riguarda Elena, non sono entrata in una fase definitiva, non ho ben capito cosa ho scritto e come l'ho scritto, non lo so, vi do appuntamento l'anno prossimo, vi dirò che cosa penso di questo libro che ho fatto. Un'ultima riflessione solo su Elena e poi però introduciamo anche gli altri, l'altro personaggio che a un certo punto è una riflessione in realtà da fare insieme. La sua psicologa junghiana, un aspetto importante, le parla di resilienza e questa insomma io la tiro fuori quando mi capita, perché è una riflessione che anch'io sto facendo in questo periodo, perché è un termine, chiamiamolo così, o è un è molto di moda in questo periodo, mettiamolo in questa maniera, è molto di moda, cioè invitare le persone ad essere resilienti è la moda del momento, cioè ovvero cercare di superare le vicissitudini che le persone si possono ritrovare ad affrontare, cercando di non di sopravvivere. Adesso io sono un po' oggettiva probabilmente spiegando questa cosa, perché quindi che cosa accade in realtà? Che tu aspetti di superare questo brutto momento, non fai nulla in realtà per affrontarlo, per contrastarlo, non dico combatterlo, e quindi in realtà affrontare le cose, perlomeno così come in questo periodo che va tanto appunto di moda, e noi siamo invitati a fare, non ti cambia, cioè tu ritorni esattamente come di prima del fatto, mettiamolo in questa maniera. E però allo stesso tempo Lena non è in realtà resiliente, non è neanche resistente. No, anzi lei si irrita da morire quando la esortano appunto a esserlo. No, lei si irrita da morire. Io personalmente sono più per la proattività, ecco. Più per la proattività, cioè per una reazione davvero anche di varia entità a quello che è successo, però che va verso una direzione positiva. No, lei in generale questa cosa dell'analisi non l'ha presa molto seriamente, era forse l'unico aiuto che si poteva dare, quindi chiaramente solo è negato, perché ha una forma un po' di masochismo. E quindi aveva intrapreso questa analisi, però senza crederci davvero, andava in maniera del tutto disillusa, ascoltava e raccontava e ascoltava, però non ne ricavava reale beneficio, o comunque non riteneva di ricavarlo in quel momento, perché poi invece il fatto che lei nel corso del romanzo la richiami sempre alla memoria, no? La mia Lisa mi diceva in realtà alcuni messaggi lei li aveva introiettati, no? È che forse non era arrivato il momento giusto, no? Per usarli in maniera curativa, quei messaggi o quelle parole. Tant'è che io dico sempre che con questo romanzo io riguardo all'happy end mi sono superata, perché l'happy end di Lena è che decide di andare dalla psicologa. E io dico sempre che non sono molto molto brava con gli happy end, con i lieto fini in generale. Quindi però in questo caso ho fatto veramente fuochi d'artificio.
Infatti anche la editor di Garzanti non mi aveva detto, ma pensaci, se facciamo qualcosa di un po' più scoppiettante. Ho detto, questo è il massimo che io possa fare per Lena, farle decidere di andare allo psicologo. Però insomma il punto è che lei lo decide, no? Prende questa decisione finalmente credendoci, cioè essendo convinta di poter fare un percorso per se stessa, finalmente. E adesso passiamo a introdurre io brevemente l'altro protagonista del romanzo, Tommaso. Tommaso è diciamo il dirimpettaio di Lena, perché è il medico dell'isola che vive all'interno di un faro, quindi beato lui, sì, è molto affascinante. Sì, ma immaginare, no? Infatti, ma secondo me il contesto di questo romanzo, allora, perché io dico, no, che era bello mettere anche una protagonista di questo tipo in una storia che ha tutti quanti i vari cliché della storia estiva alla Rosamund Pilcher, perché c'è, no, infatti, ma è tutto quanto, il cerchio si chiude così, no? Perché lei stessa se lo dice, e perché non mettere anche appunto una ragazza con una zona d'ombra così forte come la sua, no? Non il solito raggio di sole pieno di idee, vulcanica, lei è totalmente all'opposto. E ci sono appunto sicuramente tutti questi vari cliché del romanzo dell'isola, il faro appunto, e quindi in questo faro ho collocato questo medico bellissimo che insomma abita proprio di fronte a casa sua. Lei se lo sbinocola la sera, è il suo momento top della sua giornata, è quando finalmente lo può un po' spiare. E anche lui ha un segreto. Ma anche lui ovviamente ha un segreto, perché questo appunto è un romanzo che direi che questo romanzo, il segreto, ha un ruolo veramente tanto forte. Non soltanto il segreto, quanto davvero le conseguenze del segreto, la gestione anche del segreto, senza voler formulare giudizi, no? Perché poi alla fine ognuno, come dire, vive i propri segreti, ognuno ne ha. Insomma, l'incipit che io ho scritto di questo romanzo è reale, nel senso che davvero questo articolo che ho citato esiste ed è stato pubblicato da una rivista scientifica ed è stato peraltro scritto da psichiatri americani, per cui pare che ognuno di noi abbia una media di 13 segreti e ce ne sono soltanto 5 che sono quelli da considerare inconfessabili e che generalmente le persone non vogliono mai raccontare agli altri. Io quando ho sentito questa cosa alla radio, la prima cosa mi sono fatta il conto di quelli miei, no? Ovviamente ho detto, ma quanti siamo? Però davvero mi è sembrato un incipit bello, no, per un romanzo, no? Partire anche dalla gestione e dalle conseguenze del segreto, senza ovviamente voler giudicare chi utilizza questo segreto come spunto per essere resiliente, chi invece se ne fa sopraffare. Lena sicuramente se ne è fatta sopraffare. Lui ha un approccio con il segreto che è totalmente diverso, e tant'è che lui prima o poi a lei il suo lo confesserà, anzi non vede l'ora di riversarglielo addosso e tieni, prenditi pure questa. E lei invece no, ormai il segreto si è talmente tanto innestato in lei che non riesce neanche più a concepire di non averlo un segreto, e probabilmente non lo rivelerà mai. No, secondo me no. Anche diciamo nel futuro, che io mi immagino, io ripeto, questo è un romanzo che non avrà seguiti, no? Però ogni scrittore immagina un futuro per i propri personaggi, lo affida ai lettori, forse coincide, forse no. Io nella mia mente mi dico che lei non lo racconta. Una parentesi, c'è, come ci ha detto l'incipit del romanzo, sui 13 segreti. Poi all'interno del romanzo si cita un altro studio svizzero sulla barba, e poi infine c'è un altro studio ancora sugli aperitivi, su quello che c'è, il tuo lato da medico. No, è il suo lato di Lena un po' ossessivo compulsivo, per cui io... Quello degli aperitivi non ve lo raccontiamo. Esortiamo a leggerlo, però è tutto verificato, eh? Cioè questi studi che io
faccio citare Allena, sono studi che io realmente ho trovato tipicamente nella lettura dei quotidiani, no? Quando apri, no, il Corriere della Repubblica e lo trovi tra le notizie minori, no? Ovviamente, però li trovi e ci sono queste cose a volte anche un po' strane, tra cui appunto l'analisi condotta sulle patatine degli aperitivi, che credo che nessuno di voi vorrebbe sapere cosa si trova sulle patatine degli aperitivi. È la barba. È quello della barba pure, è vero, quello è stato fatto in Svizzera e l'avevo letto forse sulla stampa. Insomma, lei ha un po' l'ossessione della pulizia, fa un po' parte del suo approccio abbastanza disfunzionale, no, alla vita. Comunque, lei le sottolinea sempre queste cose che non sono semplicemente suoi pensieri, ma ne ha una prova scientifica, tanto che l'hanno detto pure sul giornale. Quindi questo sì. Questo ho immaginato che fossero le curiosità di Alessia, perché io quando l'ho presentata vi ho appunto detto, o meglio, lo sapevate meglio di me, che è una scrittrice, però è un medico ed è specializzata in medicina legale, è una cosa molto particolare. In un'altra vita ero un medico legale. In un'altra vita ero un medico legale. C'è una relazione, diciamo così, tra l'essere comunque un medico, tu comunque sei un medico, quindi tutta quella parte, io immagino, di ricerca, di curiosità, cioè questo è stato uno strumento poi per la scrittura? Ma per ogni romanzo poi in realtà lo è un po' la mia attitudine, chiaramente tutti questi anni di studi di medicina e poi di medicina legale in particolare, qualcosa me l'hanno lasciato anche quando non scrivo di fatto di medicina legale, come in un romanzo come questo, perché è ovvio che scrivere di medicina legale nell'allieva è abbastanza scontato. In un romanzo come questo, quello che eredito e che prendo in prestito dalla medicina sicuramente è un po' il metodo e l'approccio sempre di dover verificare sempre tutto, qualunque tipo di informazione. Sono sempre piuttosto rigorosa e quando mi prendo delle licenze, e lo faccio perché ne sono consapevole, in questo romanzo neanche più di tanto, però che ne so, per esempio La Dolcentilomene ne ho prese alcune, e nel romanzo nuovo, quello là che esce a ottobre, me ne sono presa tantissime. E infatti entro comunque un po' in crisi, no? Perché mi sembra di mettere in deroga il metodo. Però appunto è evidente, 11 anni di impostazione di studio mi sono sicuramente rimaste. Io poi, come mia attitudine, io sono molto secchiona, cioè lo sono sempre stato, ma proprio dai tempi del liceo. A me piace proprio tanto tanto comunque studiare, non tutto, non direi, però quando mi appassiono e mi incuriosisco di un argomento in particolare divento davvero insaziabile, quindi ogni romanzo poi alla fine mi dà l'opportunità di approfondire determinate cose di cui non avevo proprio idea. Hai anticipato l'uscita del nuovo romanzo a ottobre. Anche nel nuovo romanzo la protagonista è una donna. Non so se quanto vuoi raccontarci o anticiparti, quanto puoi o no, vuoi. Vabbè, ma ormai tanto, cioè, se anche cos'è oggi, ho perso il senso del tempo, perché io ho finito le mie ferie stamattina ufficialmente, quindi ho perso il senso del tempo. Era una settimana di quelli in cui proprio non avevo più neanche l'orologio, l'ho trovato fermo perché me l'ero tolto, quindi vabbè, no, è 17, comunque lo so, diciamo che ormai manca proprio pochissimo, mancano solo 2 mesi, è perché sì, è il 21 di ottobre, quindi 2 mesetti ed è tutto vostro. Io ovviamente l'ho finito e l'ho consegnato, quindi per me già è andato. E quindi sì, ormai penso di poter dire varie cose. È un romanzo tanto 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 diverso da questo, da Lena. La protagonista è diversa tanto da Lena quanto anche da Alice, che avrete capito che è il mio incubo, Alice, cioè non è più Alice è un po' il mio incubo, come dire, è tanto difficile ripartire da se stessi quando poi c'è stato un personaggio tanto amato, quindi devo dire che non è stato, non è facile mettere dei panni nuovi, immaginare dei personaggi differenziandoli in una maniera comunque credibile, non forzata, dalla stessa Alice, è molto difficile.
E niente, questa ragazza, come tipo di formula, il romanzo assomiglia un po' di più a quelli della serie dell'allieva, e c'è sempre una grande commistione di vita privata e indagine, che però nel caso di questa nuova serie di romanzi non sarà un'indagine, diciamo, di tipo... sì, io me ne immagino tre, non so se vado oltre. E, non sarà un'indagine, diciamo, di tipo così criminologica, diciamo in questa maniera, ma sarà di tipo medico-storico, perché ho trovato questa disciplina che si chiama paleopatologia e che è un po' medicina, un po' archeologia. Sì, mi sono trovata sta cosa, è una follia. All'editore io ho detto: o andrà molto bene o andrà molto male. L'ho avvisato, perché è un po' una follia questa cosa. Questi paleopatologi comunque esistono, e in Italia esiste un istituto che in realtà è anche un'eccellenza, che è a Pisa. Io ci sono andato, ho preso contatti, mi sono fatta raccontare tante cose, sono andata agli scavi, la mia vocazione da studiosa. Ed è una cosa che, è un po' medicina, un po' archeologia, perché loro studiano resti umani di ogni epoca storica, studiano le malattie del passato. Quindi questa ragazza di fatto non è che risolve gialli del passato, non è questo il senso, non è che l'allieva incontra il nome della rosa, ecco, insomma no. È più che altro un'indagine, io dico medico-scientifica, diciamo medico-storica, perché mette insieme i tasselli, un po' dei dati medici, un po' dei dati storici, e tu riesci a capire l'identità di questi resti, chi era, persino che cosa gli piaceva mangiare. Ti puoi sapere, ecco, diciamo, con le indagini paleopatologiche. Insomma, io l'ho trovata una cosa carina. Vedremo come andrà. In realtà è estremamente interessante. Ti anticipo già che qua tra il pubblico c'è una ragazza che si è già innamorata di te perché l'ha studiata, quindi faceva sì con la chi testa. È stata? Chi è? Non la vedo. La paleopatologia, ma davvero? Vabbè, ora ne parliamo. Mentre parlavi aveva gli occhi così. Quindi... Io sono diventata paleopatologa d'onorem. Ormai ne so di più che di medicina, tanto ho studiato. Anche medievista, però quando si scrive un romanzo di questo tipo ti devi porre mille perché, ma tu, di tutto e di più, cioè ad esempio io ho scoperto come venivano suddivise le ore della giornata, uno non ci pensa, no? A tante cose, esistevano le forbici nel Medioevo, boh, non lo so, sono dovuta andare a cercare un sacco di informazioni, com'erano, esisteva il profumo nel Medioevo, chi lo sa? Dove lo conservavano, se esisteva, in boccette di vetro, nel Medioevo, chi lo sa? E quindi tutto quanto era sempre un dover verificare tutto, quindi per questa mia vocazione studiosa è stato molto molto divertente, perché appunto poi era sempre una cosa chiama l'altra. La nostra curiosità, non solo di chi ha dato l'esame, credo che tu l'abbia solleticata per bene. Tra le ultime considerazioni ci sono... tutta una serie di ringraziamenti alla fine del libro, molto, molto belli, molto sentiti, e tra le persone che tu ringrazi c'è anche Cristina Caboni, che diciamo che, adesso parlo al plurale, che noi conosciamo, noi l'abbiamo accolta più volte, quindi sono curiosa di conoscere questo rapporto con Cristina. Ma Cristina Caboni è il mio angelo custode. Sì. Ma guarda, allora, gli scrittori hanno tante opportunità per conoscersi, perché ci sono appunto festival anche come questi, che magari non è detto che li incroci gli altri, se le date sono diverse. In altri casi invece può essere che tu possa conoscere delle persone e chiaramente ti intendi subito. Se hai lo stesso modo di vedere la scrittura, la vita, i sentimenti, se condividi magari le stesse ansie, le stesse paure legate ovviamente alla scrittura. Allora, io e Cristina ci siamo conosciute in uno di questi festival appunto letterari in Trentino, ma io e Cristina, differentemente da quello che due solane in Trentino,
Ma differentemente da quello che vi dicevo, cioè dal fatto che ti metti a parlare magari e puoi capire di più, noi invece abbiamo avuto l'opportunità di parlare 10 minuti, sono serie, 10 minuti. Dopodiché abbiamo detto, vabbè, senti, lasciamoci i numeri. E da quel momento poi... E però evidentemente in quei 10 minuti noi abbiamo capito, questo è chiaro. E dal momento in cui poi ci siamo risentite nei giorni dopo, abbiamo parlato talmente tanto che niente, ci sentiamo spessissimo, quasi tutti i giorni in realtà, e ci facciamo un po' di supporto psicologico di vita da scrittori. Non finisco il romanzo, ma sì che lo finisci. Ho letto una recensione terribile, mi sento male, ma no, ma quello non capisce niente. Questo è il genere di conversazioni. Non so come lo porto a casa stavolta, regalo, sto libro. Cristina deve essere stato appunto semplice. Sì, per me è stato semplicissimo, per me è stato semplicissimo, però probabilmente ci somigliamo comunque, cioè, diciamo, perché sennò è anche vero che a un livello di confidenza e di intimità non ci arrivi, nonostante sicuramente ci sia dall'altra parte una persona bellissima, no? Però condividiamo proprio lo stesso modo di vedere la scrittura e questo ci unisce, quindi lei bene o male, io perché poi la metto nei ringraziamenti, perché non sto scherzando, ma soprattutto sul finire dei romanzi, quando entro proprio nel panico, e allora classicamente mando la nota audio a Cristina in cui le dico mi sento male, non lo finisco, questo libro sarà bruttissimo, non piacerà a nessuno, non venderà niente, insomma tutte queste varie cose che però lei anche ha quando esce il suo, quindi insomma c'è uno scambio. Sì. Il bello è che noi siamo bravissime a essere molto confortanti, no? Cioè io le dico delle cose molto belle, lei dice a me delle cose molto belle, ma non siamo capaci di dirle a noi personalmente, cioè da sole. O comunque non ci crediamo. Vi compensate. Benissimo. Una tra le ultime cose che volevo chiederti, l'ottavo libro ha vinto un premio molto importante. Cavo della serie, sì. Che è il premio Bancarella, che è il premio, diciamo così, che è il premio dei librai. Quindi solo una curiosità, che rapporto hai con questi eroi moderni che si ostinano? Eroi moderni, che ma rapporto, davvero? Che rapporto davvero hai con questi librai? Sono degli Highlander, davvero, sì, perché sono quelli che resistono. Gli indipendenti sono una categoria a parte. Il mio rapporto, insomma, da parte mia, dunque l'allievo è uscito che era gennaio del 2011, quindi siamo nel 2009, in questi anni ho girato tanto, quindi tanti ne ho conosciuti. Io ripeto, ho molto rispetto sicuramente, molta gratitudine, perché poi sono i librai che determinano anche la fortuna di un libro, che generano passaparola, che propagano entusiasmo, no? Librai, bibliotecari, insomma tutte quante queste figure che chiaramente alimentano l'amore per i libri e che riescono ad avvicinare il lettore giusto al libro giusto, no? Perché anche questo è fondamentale, perché è importantissimo il libraio, perché stabilisce un rapporto per cui il libraio conosce, sa quello che ti piace, sa come ti può soddisfare, no? E ugualmente fa un ottimo servizio a me come autrice nel momento in cui mi propone al lettore adatto a me, possibilmente, no? Quindi per quanto mi riguarda io continuo a pensare che siano insostituibili e che non ci possa riuscire neanche l'algoritmo di Amazon, no? A sostituire un buon libraio. Il mio rapporto spero buono, spero anche da parte loro, tutto sommato mi hanno premiata, quindi penso di sì, decisamente. Tutto sommato penso di sì. Allora, prima di domandarvi se avete insomma curiosità o quesiti, anche perché io non ho il tempo e non so come. Ok, vi leggo prima un passaggio. Elena, naturalmente, che parla. Ho voluto convincermi che era un bluff, che avevo solo fortuna, che un giorno tutti si sarebbero accorti che in realtà non avevo idee, non avevo niente da dire. E convincendomene intimamente, ho smesso di averne davvero.
Ho fatto tutto da me, mi sono arresa ancora prima che ci fossero le avvisaglie che qualcosa stava cambiando. Forse doveva arrivare a sentirmi così, spoglia e nuda, per ricominciare da capo. Dovevo farmi travolgere in pieno dalla tempesta, accettare che cadesse al suolo tutto per riuscire a ripartire da zero. Quindi non è resilienza, non è resistenza. No, è che lei è sempre leggera, ecco, come avrete capito, insomma, è proprio un raggio di sole. No, è che davvero le ho voluto dare un punto, il punto più basso, no? Che non è stato neanche nel momento in cui certe cose sono successe, quello sicuramente è stato un momento acuto, drammaticissimo, però comunque sono trascorsi 15 anni. In realtà, durante 15 anni, lei cosa ha fatto per se stessa? Dove è arrivata? È risalita o è sprofondata sempre più giù? È sprofondata sempre più giù. Dunque, le ho fatto toccare questo punto più basso. Ma come anche dicevano nel bellissimo film La spada nella roccia di Walt Disney, questo è un momento bellissimo e fortunatissimo, perché a questo punto puoi soltanto risalire. Io cito sempre il film Disney, qua non l'ho potuto fare ufficialmente perché il tono era diverso, però chi legge i libri dell'allieva sa che in ogni libro c'è sempre una citazione Disney. E ancora quando ho cominciato non avevo neanche figlie, quindi non avevo neanche la scusa di averli rivisti, e che proprio sono parte del mio immaginario. Sei giovane, li hai visti forza. A memoria, sì. Adesso poi che ho fatto appunto una bella ripassata, li ho rispolverati tutti uno a uno, quindi sono freschissimi. La spada della roccia aveva questo momento fondamentale, no? In cui ti diceva che non ti dovevi compiangere, che il momento in realtà è felicissimo, perché a quel punto iniziava la ripartenza, ed è vero. Allora, noi, o meglio, Alessia vi ha raccontato parte del libro, sono certa che vi ha incuriositi, e sono sicura quindi che vorrete farvi far compagnia da questo libro. Avete però delle curiosità? Abbiamo stimolato, o meglio, Alessia ha stimolato qualche vostra curiosità, oppure l'avete dai libri che ha scritto precedentemente? Ma infatti generalmente in questo momento si alza la mano che chiede, fanno la terza serie dell'allievo? Questo è il momento. Guanciale! Ecco, come guanciale nella realtà? Come guanciale? Lo credo io, come però ti posso dire, però questa generalmente non è una domanda da pubblico, questo generalmente me lo chiedono quando vengono a farsi firmare il libro. Questa è una domanda più da vis-à-vis. La domanda sul guanciale è intima. No, quella è sempre la domanda sul guanciale. Non, credo che da quando è uscita l'allieva non me la sono mai risparmiata. No, te lo chiedo io, così poi. Nel senso, rispetto a quello che tu hai scritto, la riproduzione, chiamiamola così, in TV. Tu ci ritrovi quello che hai scritto, soprattutto naturalmente gli attori? Sì. Cioè, secondo me loro due sono veramente tanto tanto in parte, e questo personalmente io l'ho capito subito, proprio da quando mi mandarono i provini. A me mandarono una grande scrematura, non è che li hanno mandati tutti, me ne hanno mandati 5 per il ruolo di Alice, 30 per il ruolo di Arthur, 1 per il ruolo di Conforti, 1 secco. Oh, ti piace, ma mi piaceva, quindi è andata bene, è andata molto molto bene. Però insomma devo dire, 5, delle 5 sicuramente che erano in lizza per Alice, lei era sicuramente quella la migliore di tutte. Poi io credo che lei sia veramente molto in gamba, è una ragazza con una grande profondità. Io l'apprezzo veramente tanto. Questo per quanto riguarda loro due, devo dire che sono veramente tanto 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 contenta. E la prima serie sicuramente era quella più vicina ai romanzi, molto vicina ai romanzi, e la seconda era più distante, la terza lo sarà ancora di più. Però secondo me è un qualcosa che va accettato, sono comunque due linguaggi molto differenti e ormai hanno la loro vita indipendente, quindi
bisogna anche a volte tagliare il cordone ombelicale, no? E una volta, ma non per citarmi, però una volta ho fatto dire ad Alice, in tempi non sospetti, ho fatto dire che bisogna imparare l'arte di dire addio a cose e a persone. E questo è vero, insomma, doveva arrivare anche per me il momento. A questo punto loro è come se fossero non più miei, sono diventati i personaggi, non soltanto degli spettatori, però anche degli attori, degli sceneggiatori, del regista, no? Ognuno ha la propria visione, ognuno non è un esecutore, cioè di quello che io ho pensato, no? Ognuno dà una propria interpretazione che ovviamente è di arricchimento dal suo punto di vista. Chiaramente però alla fine porta un risultato differente da quello che io ho pensato in tante cose. Però va detto che io questo risultato lo trovo comunque molto divertente, di gusto, e comunque l'atmosfera dei romanzi io comunque la vedo, la sento, la percepisco, quella è rimasta, quella non è stata toccata. Però insomma, dico, io la considero sempre una grande benedizione quella là dell'allieva, sempre. Anche noi. Meno male, sono contenta. Anche noi. Allora, abbiamo un po'. Prego. Allora, volevo sapere quanto c'è di Alessia Gazzola nella caratterizzazione, nella tipizzazione dei personaggi. E quanto c'è poi di universale in questi personaggi? Io spiego. Anche nell'allieva, no? Alice soffre di insicurezza, un po' come Elena. Cioè si sofferma, si chiede, sono male. È maldestra, per esempio, non è una donna perfetta. Io in questo sono le cose che noto di più, perché io mi ci ritrovo molto continuamente, infatti mio marito mi riprende sempre, ormai mi chiama Alice. E poi comunque è un aspetto che forse tutti abbiamo, forse tutti ci rimproveriamo. O anche Elena, no? Che ha, stavate dicendo un segreto, poi starà a noi scoprirlo. Un segreto che forse tutti, come questi famosi 5 segreti, abbiamo, o comunque anche se siamo frizzanti come persone, siamo estroverse, abbiamo i nostri stati d'animo di grande sofferenza che può raccogliere soltanto chi sta vicino a noi, non è che possiamo andare a dirlo a tutti. Ecco, volevo sapere quanto c'era di Alessia Gazzola in queste cose, nella tipizzazione dei personaggi. Quanto Alessia Gazzola si deve soffermare, un po' come fanno gli attori, no? A guardare le persone che gli stanno accanto per poter dare una personalità ai propri personaggi. E come fa a trovare il tempo? Perché non è solo una scrittrice, ma anche una donna e una mamma. Vedo sempre che ringrazia suo marito Stefano nei ringraziamenti, quindi sicuramente è una persona presente continuamente nella sua vita, però volevo sapere, ecco, queste cose qua. Grazie. Grazie a te. Allora, senz'altro io attingo da pensieri che spesso sono miei e anche dal mio universo emotivo, questo è inevitabile. Non sempre li affido alla protagonista principale, a volte li metto in bocca anche ad altri personaggi, però io non posso dire che siano pensieri o stati d'animo tanto lontani da me. E infatti questo è il motivo, no? Ma credo che non valga in realtà soltanto per me, ma davvero per tutti quanti gli scrittori. È il motivo per cui gli scrittori se la prendono a morte per le critiche, perché la vi sul personale, perché ci hai lavorato un anno e comunque messo sicuramente qualcosa di tuo, hai messo in gioco davvero tantissimo di te, magari non raccontando per forza la tua storia, cioè la storia di Elena non è la mia storia, le storie di Alice non erano la mia storia, però di me trapelato, ripeto, in un personaggio, in un pensiero, in una cosa che mi piace, io l'ho messa, quindi se tu mi stronchi il romanzo stai stroncando una parte di me e nessun autore la piglia bene.
E questo per rispondere al fatto che non può sicuramente il romanzo essere un qualcosa di distante che la mano scrive, cioè, o meglio, che la testa concepisce, la mano scrive e non c'è altro coinvolgimento, che posso dire, emotivo o sentimentale. Questo devo essere sincera. Detto questo, con tutte le risorse interiori che può avere uno scrittore, qualunque immaginazione ha comunque un limite. Quindi guardare gli altri, parlare con gli altri, ascoltare è indispensabile per uno scrittore, anche perché lo scrittore è davvero un ladro. Bisogna sempre fare attenzione a raccontare aneddoti davanti agli scrittori, perché gli scrittori immediatamente li rubano e li trasformano. Poi magari da quell'idea di partenza chi l'ha raccontato non riesce neanche più a identificarlo, però lo scrittore ha avuto un input e immediatamente lo raccoglie. E, ascoltare senz'altro, io sono sempre molto curiosa, no, delle persone, faccio un sacco di domande, a volte secondo me vengo anche presa per persona molto indiscreta, perché sono un po' così. E, per Lena, non, soprattutto per ricostruire un certo tipo di vissuto, non mi era capitato tanto, no, di parlare con persone, non erano venute a raccontarmelo, anche perché dall'altro lato esiste anche il fenomeno di quelli che ti contattano e ti dicono: io ti voglio, no, raccontare la mia storia perché secondo me ci puoi fare un libro. Allora io quelli non apro mai la porta, non dico mai sì, raccontamela, perché la storia deve, come dire, la devo incontrare io, la devo sentire io. Però dicevo, per quanto riguarda Elena non mi era stato raccontato. Quindi per ascoltare questo tipo di voci sono dovuta andare a fare un lavoro di ricerca un po' diverso e ho cercato tanto su internet, soprattutto avete presente quei forum in cui ci sono dei medici che rispondono e tu puoi fare tante domande, che ne so, al dentista chiedi: mi hanno tolto il dente del giudizio, è normale che dopo un mese mi fa male? Oh. Al dermatologo chiedi altre cose, allo psichiatra la maggior parte delle persone raccontavano episodi di abuso. E io sono andata a leggere queste voci che, tranquille in qualche modo, diciamo per via dell'anonimato, perché non devi mettere il tuo nome e cognome, metti un nome che ti passa per la testa, davvero vuotavano il sacco di tutta quanto una serie proprio di malesseri e difficoltà. E quelle cose, quelle voci io le ho ascoltate, o meglio le ho lette, e sono state davvero una matrice fondamentale per Lena, no? Perché quello che accomunava la maggior parte di questi racconti era il sentirsi frammentati, e infatti è un qualcosa che io le ho dato proprio su cui ho lavorato tanto, no? Da un punto di vista proprio della narrazione. Quindi ci sono un po' tutte e due le cose che tu giustamente immaginavi. Il tempo, io ho smesso di fare il medico legale da 2 anni e conseguenzialmente adesso io lavoro, cioè, come un po', è triste dirsi, ma è un po' un lavoro d'ufficio, cioè non è la vita, sai, alla Hemingway, no, dello scrittore, la vita romantica dello scrittore alla Hemingway, no, la mia è una vita molto metodica, però insomma piena di soddisfazioni ugualmente. E quindi il tempo lo trovo come chiunque di noi trova il tempo di lavorare e di fare però contestualmente anche quello che ama. Nel mio caso sono fortunata perché le due cose coincidono, anche se, come Cristina Gabboni ben sa, ogni una volta al mese circa le mando una nota audio in cui le comunico che mi ritiro, però di fatto ancora non l'ho fatto. Grazie ad Alessia Gazzola, grazie a tutti voi.